Carissimi amici dell'angolo del gameplay, benvenuti in quella che è la puntata numero 32 di Skyrim. Puntata 32 che vede già questa bellissima maschera, un cazzo, un elmo. Questo bellissimo elmo stupido, brutto, madonna. Puntata numero 32, finalmente, e dico finalmente con un pizzico di gioia nel cuore, faremo una cazzo di missione principale. Eravamo qui, sempre qui. Sempre qui, cazzo, sempre neve e ascia, porca puttana, dove cavolo stiamo? No, vai a vedere la mappa, dove siamo? Dove stiamo andando? Ah, stavamo andando, madonna, siamo più vicini a qui, che a dove c'è la missione. Questo è un problema, perché noi dovevamo andare di là. Allora, giriamo intorno a sta montagna del cazzo una buona volta. Andiamo a est, di brutto. Tutto a est, quando non sapete cosa fare, tutto a est. E perché? Tutto a est? Perché? Non lo so. In questo caso. Di solito comunque se vai a est arrivi al tuo obiettivo, eh. A meno che il tuo obiettivo non sia a nord o a sud. Però, anche se a ovest, tipo se il mio obiettivo fosse qui, a ovest, no? Questo, il sasso, il mio obiettivo. Io, comunque, andando a est, prima o poi facendo il giro del mondo ci torno. Quindi alla fine est è un po' la soluzione anche all'ovest. Non ho ancora imparato come arrivare a un obiettivo che è a sud o a nord andando a est, però non mi è mai capitato il problema, quindi se a voi capita il problema magari prendete un taxi e mi spiegate dov'è, che io sono in alto un tot e direi di andare giù, perché in realtà il nostro villaggio che dobbiamo trovare è abbastanza in basso. Cosa vuol dire con abbastanza in basso? Cazzo, che vuol dire che è abbastanza più in basso di adesso? Non fate domande. Che non, insomma. Più che altro qualcuno mi ha detto: ma non sarebbe il momento di farti una sigla? No. Cioè, è inutile la sigla, voglio dire. Cioè, è carina come cosa, però io non ho voglia di farla fondamentalmente perché non vedo la sua vera utilità. Se qualcuno la vuole fare, me la regala per Natale, un regalo di Natale a un terremotato, io la prendo volentieri, la metto. Se mi piace, se non mi piace. No, vabbè, la metto anche se non mi piace, non frega un cazzo, però non vedevo tutta questa. Non vedo tutta questa necessità. Ho però necessità di dire che porca puttana, mi sono perso da tre puntate che non so dove sono. E adesso sto cadendo e sto per morire. Scudo, proteggimi! Non serve effettivamente, però. Cioè, oddio, non serve. Beh. Meglio avercelo che non avercelo, forse, però. Ah, sì, forse è meglio non avercelo perché così hai meno peso. Bene, siamo arrivati a un punto dove siamo nella merda perché. No, non è un altro gioco che si apre la mappa con Senet. Beh, no, invece, dai. Ci siamo quasi, amici. Ci siamo quasi. Finalmente. Ci siamo quasi. Tanto avete visto, non c'è più neve. E quindi è già un passo avanti. Non è vero. Non cambia nulla, però. Ci sono sempre rocce, salti. Rocce, salti. Vabbè, non saltare. Però allora, rocce, salti. Scudo, salto, scudo. Se lo attivi quando sono già arrivato giù, lo scudo. Sicuramente non attutisce la caduta perché sei già caduto. Ma che corrente esagerata che c'è. Fossi stato Bear Grylls mi sarei denudato per passare in quel. Però invece non lo sono, e quindi c'era cazzo, c'era il ponticello, vaffanculo. E quindi, non essendo io Bear Grylls, lupi. Ciao. Ciao lupo. Ciao lupo. Sempre lupoluccio, lupoluccio muore. Muore continuamente in questo gioco. Pensa a te. Chissà se troviamo Tonio Cartonio in quella grotta. Quasi quasi ci andrei se non fosse che. Ma così, siamo così vicini alla nostra missione. Andiamo a fare la missione, dai. Così dopo ce la leviamo dalle palle la storia principale. Quando ci siamo levati dalle palle dove sto andando. La storia principale, dopo poi sto andando nella direzione giusta. Dopo poi andiamo a vedere mentre a esplorare dungeon su dungeon. Andiamo a prendere gli urri, quelle cose. Giusto? No, ho sbagliato, però forse. Avanza, avanza. Avanza. Che la strada è tanta. Avanza, che mi sto. Volpe! Ti risparmio. Se la volpe di Firefox, allora muori. Perché? Perché muore la volpe di Firefox? Perché è ricca? Perché io mi continuo a perdere? Perché non metto un segnale in mezzo? Non è vero, non è quello però. Rimuoviti.
Non è vero, però. Vai, vai avanti, vai avanti. Va bene così. Avanza, avanza. Com'è? Stiamo andando tanto in alto per nulla, ma comunque. Tanto. Cosa sono? 7 puntate, 20 puntate. Tutte le puntate faccio qualcosa di inutile, quindi alla fine. Va poi anche bene, ecco. Non mi ricordo più, secondo me non eravamo neanche alla 20 l'ultima volta che ho fatto una puntata. Che bella luna di me. Una puntata di... con un... ci arrivo, ci vuole un po' a elaborare il pensiero perché gli ingranaggi sono finiti, ma ci arrivo a fare una puntata con un cazzo, con una missione principale. Non è difficile da dire, dai. Una puntata con una missione principale. Insomma. Più che altro, chi di voi ha finito Mass Effect 3? Ecco, chi non l'ha finito si tappi le orecchie per un attimo. Vi ricordate il finale orrendo, effettivamente? Dove... vabbè, finale orrendo. Erano tutti orrendi. Adesso quello nuovo io non l'ho neanche giocato, quindi non so com'è cambiato, però... il primo finale, quello dove dopo ti ritrovi con la Normandy e coso, tutto l'equipaggio, qualcuno, non so, sei random, se, vabbè, su un pianeta inesplorato, come fa a esserci un pianeta inesplorato, comunque un pianeta con un troll adesso, perché adesso c'è un troll, quindi adesso vediamo. Muori! Muoio io forse. Non mi fai male, non mi fai male. Soffri troll. No, mi fai male, non mi fai male. Male un tonto. Soffri troll di merda, guardalo. Sfigato, muori. No, un altro. Allora, troll ti perdono, troll. Cioè, ti uccido lo stesso, ma ti perdono perché. Allora dice. Ciao. Teschio di troll. Cadavere. Questo troll qui faceva delle stragi. Questo dopo va letto, nota, anche questa, magari leggi. Capitano, ci sono state molteplici segnalazioni in merito ad attacchi nei pressi del fiume. Ti dico io che era meglio se non ci andavi. A nord-ovest del Rift. Abbiamo bisogno di un maggior sostegno da parte delle popolazioni civili della zona, per cui inviate degli uomini a controllare. Probabilmente si tratta solo di un paio di lupi, perciò basterà inviare un paio di soldati. Buona caccia, un cazzo, perché alla fine era un troll. E il troll li ha arati di botte. Uno, l'altro se l'è anche già mangiato. Per dire, complimenti al capitano delle guardie. Applausi. Che ha mandato solo un paio di uomini a controllare. Adesso ha un paio di uomini in meno, però. Sono poi scelte che si fanno nella vita. Qui. Dicevo, vi ricordate il finale dove si trovano tutti su un pianeta non civilizzato, comunque, caprone, ciao, muore. È un pianeta non civilizzato, quindi tutto foresta, vegetazione, eccetera. Ecco, pensate, se Skyrim è ambientato dopo la fine di Mass Effect 3, insomma, alla fine noi siamo i discendenti di Joker, infatti camminiamo e corriamo completamente di merda. Tutte le altre razze, quelle strane, sono... evoluzioni, diciamo, dei Krogan e cose così. Quindi per noi da d'ora in poi ci autochiameremo Joker. Cosa sta succedendo? Non voglio che tu lo faccia mai più, punto e basta. Qual è il problema? Ciao bella. Dio bella. Beh, però qual è il problema? Devi avere così tante cose da raccontare sul mondo che si trova. Un sacco. Hai qualcosa di interessante da raccontarmi? Cosa puoi dirmi riguardo Odgar Alto? I Barba Grigia sono davvero strani. Immaginavo. Ho sentito che trascorrono l'intera vita senza pronunciare nemmeno una parola. Riesci a immaginarlo? Si chiamano muti, non è così strano. Cioè, ci sono persone che non possono parlare, poverine. Mia figlia mi sta facendo impazzire. Non me ne frega un cazzo di te e di tua figlia. Guarda, sii nervoso quando ti pare, se sei troppo nervoso taglio il culo. È stato ribattezzato 7000 gradini. Che fantasia, eh? Mi chiedo come mai. Io non credo che riuscirei ad arrivare in cima senza crollare prima per la fatica. Ma tu infatti stai a zappare la terra, io sto salvando. Lascia la città quella che puoi. Non c'è niente per nessuno qui. No. Veramente? Qui vedo un sacco di roba che potrei rubare, un pollo, un altro pollo, quindi roba, un pozzo, no, una macina, scusa. Mi sembrava un po'... porca puttana, va bene, lascia stare. Allora, noi dobbiamo andare a parlare
dei barbagianni, dai barbagrigia, no, dei barbagianni. Quindi dobbiamo andare sul sentiero dei 7000 gradini. Mi chiedo come mai sia chiamato sentiero dei 7000 gradini, no? Mi chiedo come mai, io non mi ricordo un cazzo, dovrebbe essere di qua. Come mai si chiama sentiero dei 7000 gradini? Che forse perché ci sono 7000 gradini? In tal caso io mi ritiro e lascio Skyrim al suo destino. Merita la morte a questo punto Skyrim, perché Riverwood, quello cos'è script? Non si legge una minchia. Vai a fanculo. Comunque, quindi sono già andato dalla parte sbagliata di nuovo. Il sentiero, anche perché essendo là Rodgar Alto, sarà là anche il sentiero per andare a Rodgar Alto. Non è che ci vuole Bear Grylls, no. Perché ce l'ho tanto con Bear Grylls? Non lo so. Fa ridere, comunque. So. Allora, io stavo cercando, lo dico di nuovo, se per caso qualcuno non mi ha sentito. Eccolo là, il sentiero dei 7000 gradini. Ripeto, se ci sono 7000 gradini, io mi fermo lì, sul primo, e mando a fanculo tutto. Climac, stai per salire di nuovo i 7000 scalini? Gradini, avete detto, eh? Non oggi. Non me la sento di affrontare l'arrampicata a Rodgar Alto. Bravo. Non è... Sono 7000 davvero. Va bene. I barbagrigia non stanno aspettando delle provviste. Ve le porto io. Che genere di consegne fai riguardo soprattutto provviste di cibo, come pesce essiccato e carni salate, merci che si mantengono fresche a lungo. I barbagrigia tendono a uscire di rado, se capisci cosa voglio dire. No, capisco però. In cambio, beh, abbiamo fatto una specie di accordo. Non mi sembrava corretto farli pagare per un po' di come cibo. Come no? Cazzo, mi faccio anche 7000 gradini. Purtroppo per farlo. Le mie gambe non sono più quelle di una volta. E risalire i 7000 gradini è una bella fatica. Immaginavo. Lo faccio per davvero? Te, dai. Ci vado. Sarebbe gentile, sì, da parte tua. Tieni, prendi questa borsa piena di provviste e mettila nella cesta delle offerte in cima ai gradini. Va bene, non lo faccio. Non devi fare altro. Però tu dopo mi dai la tua casa. C'è qualcosa che devo sapere riguardo alla salita, magari? Potresti imbatterti in qualche branco di lupi o in qualche esemplare isolato, ma non dovrebbero rappresentare un problema per un tipo come te. Per un pezzo di figo come a me, a parte no? Questo, fa attenzione a dove metti i piedi. In queste giornate fredde, gli scalini possono rivelarsi insidiosi. Va bene, ciao, andiamo. Sinceramente. Allora, questo è il primo dei 7000. Bene. 6999, 6997, 6996, 6995. No, basta, dai. Avrei potuto contarle fin là per vedere se effettivamente sono 7000, però non mi fido mica io della Bethesda, quindi secondo me saranno già qui. Potevo mettercene qualcuno in più. Ragno, vieni qui. Che giochiamo ad acchiappa il ragno di merda. Ciao. Acchiappa il ragno di merda è un gioco... Dio, se sei brutto. È un gioco nuovo dove tu prendi il ragno e fai esattamente così. Cioè, patac, lo ammazzi. E lui muore contento perché sta giocando. Tu, lui capisce che sta giocando e... Certo che se tutti i 7000 gradini sono messi così di merda, ci riesco poi anch'io. Lui è convinto che sta giocando, quindi con lui evidentemente un discendente dei Rachni, sempre di Mass Effect, no? Comunque è una storia interessante, secondo me ci si può costruire sopra qualcosa, effettivamente. Cioè collegare Skyrim, gli Elder Scroll ai Mass Effect. Ciao capo, morto. No, non è morta, morirà. Sta morendo, invece si è salvata, vaffanculo capro. Non riesco neanche più a uccidere una capra, pensate. Sono proprio un figlio di Joker. Io quando si tratta di guidare, bene, qui da guidare non c'è un cazzo, quindi buonanotte, dico. E tu chi sei? Ciao. Se sei diretto al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione. Non è già questo il sentiero. Hai sentito che i barbagrigia hanno convocato Dovahkiin, sì, caro mio pirla? Chissà cosa accadrà quando i monaci lo vedranno. Mi chiedo cosa significhi.
cosa vuoi che significa? Che cazzo stai facendo? Mi piace passare del tempo quassù. Salire i gradini, meditare sugli emblemi. E lungo la strada non mi dispiace catturare un po' di cacciagione. Ah beh, hai ragione. Ciao. Sì. Già rotto le palle. La madonna, dove cazzo l'hai tirata fuori? Dal culo? Porca miseria, guarda che se porti in giro un trucco di magia così, secondo me, fai i soldi, eh. Altro che Copperfield. Stai andando verso il sentiero. Comunque adesso non te lo vorrei dire, ma questo a me sembra già un sentiero con tanti gradini, come il sentiero dei 7000 gradini, quindi secondo me è già il sentiero dei 7000 gradini, onestamente, però è una mia opinione, quindi. Ecco che comincia a nevicare, posso sentire il freddo anche da qui. No, quello è perché ho lasciato la porta aperta. Ecco, spettro del ghiaccio potrebbe essere un po' un problema, perché noi abbiamo una cazzo di balestra. Di balestra, no? Che è una ascia congelante. Quindi uno specchio che è già congelato. Di forse muori. Vieni qui. Fatti ammazzare. No, non hai capito un cazzo. Dove vai? Dove voli? Cosa voli? Solo perché... Vaffanculo, Lupo, vaffanculo. Mettetevi d'accordo, eh? Tutti e due no. Vaffanculo. Allora, il lupo ha deciso di morire. Tu, caro il mio spettro dei miei coglioni, cosa hai deciso di fare? È morto. È rimasto lì. Beh. Dente, certo. Essenza di spettro del ghiaccio. Beh. Siamo a cavallo, amici. Non è vero, siamo a piedi, perché fossimo a cavallo saremmo già arrivati. Però siamo a buon punto. Io ne ho già contati tre di scalini. Quindi No, dai, saremo a 2000 ormai, no? 500. No, 500. Abbiamo già incontrato due stronzi non previsti. Comunque Capra, proteggimi tu d'ora in poi, dai. Guidami, sali gradini, vai. Vai, Capra. Sali. No, di lì, Capra. Oh, sì, di lì. Ah, brava capra, mi stavo già perdendo. Invece Capra, tu mi hai salvato. Vai. Agisci, Capra. Continua. Persevera, Capra. Più veloce, Capra. Cazzo, Capra. Agisci. Vai. Torna sulla strada, Capra. Porca puttana, adesso non giochiamo più per me. Dov'è? Cos'è? Chi è? Perché? Dov'è? Ma soprattutto, davvero, cos'è? Un altro spettro del ghiaccio. Vieni, mo. Vieni pure, dai. Ti aspetto. Ti aspetto, ti ho perso. Sei brutto. Cioè, sei brutto, ti si vede poco. Non volevo dire che eri brutto, dai. Vieni, sì. No, stai lì. E poi, mo. Allora, tu devi sempre sparire, non si capisce. Stai qui, fatti ammazzare. Sei morto ormai, ti fai dare un colpo. Lì. Vaffanculo, sfigato di merda. Veniamo solo il dente stavolta. Vaffanculo. E chi ti ha fatto? Quindi un impiegato della Bethesda, che alla fine va sempre bene mandare a far culo gli impiegati della Bethesda, perché io non so che fine avevo fatto, ma qui ci sono degli altri scalini. A meno che non siano da qui che effettivamente cominciano i 7000. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vaffanculo. Il nuovo gioco dell'estate. 10, vaffanculo. Comincia a contare fino a quando uno non dice vaffanculo. Il primo che dice vaffanculo viene menato da tutti gli altri partecipanti al gioco. Questo è il gioco che si chiama 1, 2, 3, vaffanculo. Si comincia a contare fino a quando uno non si stufa. Si fa tipo la cantilena, no? 1, 2, 3. Il primo che si stufa deve dire vaffanculo. Tipo lui, vaffanculo, e poi viene picchiato da tutti gli altri, però. Se un gioco di resistenza. Stai dirigendo al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione ai lupi. Non ho visto lupi. No, è vero, ne ho visto uno. Hai sentito ero che i Barba Grigia... Ero da Ivarstead, quando è successo. Un momento davvero esaltante. Erano secoli che non accadeva una cosa del genere. Pensano. Ma tu chi sei, più che altro? Una semplice pellegrina. Preferirei che le cose restassero così. Non hai fatto... Cioè... Va bene, come faccio a sapere il tuo nome allora? Più che altro che lo stai facendo, salto la cacca? Salgo i gradini, medito sugli emblemi. Ogni anno compio questo viaggio. Va bene, la continuo prossima. Pure, arrivederci. Però secondo me potresti coprirti un pochino di più, perché dare braccia scoperte, insomma. Neve, tanto caldo non deve fare, no?
Giusto, guarda la sciarpa, mi sembra di essere in giorni. Neve, sciarpa, giorni. D'ora in poi. Ho visto uno vestito da giorni a Luca Comics. Sali, no, non ti puoi piantare su un cazzo di gradino. Poi sei il Dovahkiin, ma che cazzo vuoi essere? Tu sei... Sono di quelle talpe di ammazza la talpa, no? Quelle che saltano forte, sei uguale, salti fuori, ti danno una martellata in testa, torni dentro. Allora qui, se non ricordo male, c'era un troll una volta. C'è ancora. Sta scendendo. Noi lo aspettiamo, ma lo aspetteremo questa volta con la fiamma, perché noi siamo... Se no ci mena, ci fa tanto male. Vieni, troll del gelo, vieni. Brucia, troll del gelo, brucia. Non si fa un cazzo neanche qui. Vaffanculo, brucia di più, troll del gelo. Ho detto brucia di più, guarda quanto male ci fa. Corriamo dalla tipa. Tizia, pellegrina. 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 Pellegrina, ci picchiano. Pellegrina. Siamo saliti di livello. Pellegrina. Dove sei, pellegrina? Ci stanno menando di brutto, pellegrina. Speriamo che si sia fermato. Ha desistito, no. Pellegrina. Aiuto, pellegrina. Salvami, pellegrina. Salvami la vita. Dov'è? Lo vedi cosa arriva, pellegrina? Aiuto, pellegrina. Ecco, ecco, alzati, pellegrina. Menalo. Menalo di brutto. Vai, pellegrina. Io ti aiuto. Vaffanculo, troll del gelo. Adesso siamo io e la pellegrina. Come ha fatto? No! La pellegrina sta scappando. Puttana. Vaffanculo, puttana. Capra, aiuto. Ci ammazza. Chissà da dove dobbiamo ricominciare adesso. Vaffanculo, troll del gelo di merda. Muori. Ok, non abbiamo... Non c'è da aver paura, amici. No. Non c'è da aver paura. Vaffanculo. Porca puttana, chissà da dove ci tocca ricominciare. No. No. Pellegrina di merda, è scappata anche lei. Vaffanculo, pellegrina del cazzo. Porca puttana. Eravamo anche saliti di livello. La capra, che di che aiuto è stato la capra? Vogliamo parlarne? Ma... Mi ricordavo in effetti che il troll del gelo... Era un attimino forte, però... Non voglio che tu lo faccia mai più... Ah, va bene, dai, da qua. Va bene. Si può fare, dai. Siamo appena arrivati qui, in questa città di merda. Va bene. Amici... Nell'angolo del gameplay, ovviamente il livello non ci sarà più. Beh. Per oggi ci fermiamo qui. Puntata numero 33 con la nuova impresa dei gradini. I gradini e poi Skyrim e i gradini. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima.